Buongiorno a tutti, sono con voi a commentare la partita fra Sicula Leonce e Catanzaro, valevole per il recupero della sesta giornata di questo campionato. Partita finita 2-1 per i calabresi, e Catanzaro che torna quindi al successo in trasferta che mancava dal lontano 16 settembre con quel 2-0 al Bisceglie, con in panchina addirittura ancora Mister Erra. E quindi Catanzaro che torna a conquistare 3 punti lontano dal Ceravolo, 3 punti fondamentali, 3 punti molto importanti, specialmente aspettando le penalizzazioni e soprattutto con questa vicenda Moneygate che non dico che ha sconvolto perché già si sapeva, si conosceva, però è arrivato ufficiale il deferimento alla società del Catanzaro per quella partita del 5 maggio 2013 tra Catanzaro e Avellino, sulla quale ho dei miei pensieri, ma ritengo per me perché credo che sia un po' tutto quanto assurdo quello che stia accadendo. Venendo alla partita di ieri, il Catanzaro arriva quindi così a 21 punti in classifica ed è un Catanzaro che sempre più sta impersonificando le idee e la mentalità del proprio allenatore, che fa della grinta, dell'intensità, dell'agonismo i suoi punti di forza, e bisogna dare atto a Dionigi che ha dato una sua chiave di lettura che sta portando i suoi frutti non solo in termini di prestazioni. Catanzaro non è che gioca un calcio champagne, ma gioca comunque un calcio molto intenso, giocatori che corrono, restano corti e corrono e sudano per la maglia. Però c'è anche da dire che il Catanzaro ancora deve lavorare, deve crescere, soprattutto sfruttando al meglio alcune situazioni di gioco. Chiaramente è una squadra che sta subendo tanti infortuni. Per l'ennesima volta ieri si è giocato senza praticamente l'attacco titolare. I gol di Falcone sono molto importanti perché era un calciatore che si era un attimino perso. Invece con il gol al Siracusa e i 2 gol di ieri addirittura è diventato il capocannoniere della squadra insieme a Letizia ed è addirittura il miglior calciatore del Catanzaro in trasferta con 3 gol. Io ricordo che il Catanzaro nelle ultime due stagioni non ha avuto nessun calciatore che ha superato la doppia cifra. Se non vado errato, Razzitti arrivò a quota 8 2 anni fa, mentre Giovinco si è fermato a quota 9 l'anno scorso. Io dico che quest'anno il Catanzaro ha calciatori che possono superarla la doppia cifra, però ci sono questi infortuni che stanno veramente colpendo i giocatori giallorossi in maniera abbastanza incredibile, perché Infantino è più assente che presente, Letizia ancora ha spesso e volentieri de degli acciacchi fisici, però per fortuna il Catanzaro può contare quantomeno su questi calciatori di qualità come Falcone, lo stesso puntoriere che ancora non è andato a segno, ha insomma un parco attaccanti abbastanza numeroso, almeno quantitativamente. Qualitativamente ancora ci sono dei calciatori che devono dimostrare il proprio valore, penso che ne siano consapevoli. La vittoria di ieri è stata una vittoria fondamentale. Sono arrivati per l'ennesima volta gol in trasferta. L'unico gol segnato in trasferta nel primo tempo è ancora quello di Letizia al Bisceglie. Per il resto sono giunti 9 gol, tutti quanti nella ripresa. Il Catanzaro ora credo che possa guardare al futuro con ottimismo, anche perché in un campionato dove fino al decimo posto si arriva ai playoff, ed un campionato molto corto, con una classifica molto corta, dove vige l'equilibrio, su questo lo sosterrò sempre, credo che se ci sarà con quella continuità di risultati, il Catanzaro può disputare quel campionato abbastanza tranquillo, non guardando alla salvezza, ma guardando pure ad un piazzamento playoff, che credo porti entusiasmo. Io credo che il Catanzaro non ha le carte assolutamente per ottenere la promozione, poi nel calcio si sa tutto è possibile, però sono convinto che anche un piazzamento playoff, anche venire eliminati subito, porti quell'ondata di entusiasmo, soprattutto dopo 2 campionati così di sofferenza, così dove ci si è salvati praticamente all'ultimo, veramente all'ultimo respiro. Credo che la squadra debba continuare su questa strada, a seguire i dettami del proprio allenatore, nonostante tutti i limiti tecnici, tattici, però è una squadra che lotta, che gioca, che suda la maglia, che corre veramente fino all'ultimo minuto. E credo che il calendario sia pure un po' dalla parte del Catanzaro, perché ora ci sarà questa partita in casa contro il Fondi, poi il Catanzaro riposerà,
e poi si giocherà contro la Paganese, quindi sempre in casa, quindi c'è la possibilità di serie di cominciare un filotto importante di risultati che può portare a guardare la classifica anche con altri occhi. E io appunto ho finito e vi do appuntamento alla prossima partita fra Catanzaro e Fondi.